Ciao e benvenuti, sono Le Ferri e oggi unboxiamo, oltre alla Collector's Edition che avete già visto, anche la Special Edition. Questa qua è gentile concessione di un mio amico che me l'ha fatta vedere e la unboxiamo assieme. Allora, Death Stranding, eccola qua. La Special Edition non è altro che la steelbook che troviamo anche nella Collector, quindi si presenta con una slipcase aggiuntiva che nella Collector non troviamo. E questo qua è l'artwork, appunto, che potete vedere fronte e retro. Adesso la apriamo e vediamo un po' se c'è qualche differenza. Volete già la risposta? No, non ci sono differenze in teoria. L'unica differenza è che nella Special Edition mancano dei contenuti digitali rispetto alla versione Collector, però fisicamente è tutto uguale. Ecco, vediamo un po'. Ovviamente, se siete qui per la prima volta, valutate sempre il like al video se vi piace per supportare il mio progetto e eventualmente se vi piace anche quello che porto nel canale, se volete dare un'occhiata e iscrivetevi anche perché il vostro supporto è fondamentale come sempre, davvero davvero apprezzato. Fra l'altro sembra scontato ma non lo è, fidatevi che è così. Sto cercando un attimo di aprire un attimo in maniera molto molto spartana, però d'altronde ho dimenticato le forbici per cui ci si arrangia in un mondo dove bisogna sopravvivere tipo Death Stranding. Facciamo così. Allora, vediamo un po'. Questa qua è la slipcase, come vi dicevo prima. Questo qua è il fronte e questo è il retro. Contenuti: custodia steelbook di Death Stranding contenente il gioco completo per PS4. L'album musicale digitale Death Stranding Timefall, musica originale dal mondo di Death Stranding. Death Stranding Timefall, video digitale dietro le quinte. Occhiali da sole, maschera Ludens, oro, altri colori. Se ottenuti durante il gameplay. Ah, ok, va bene. Questo qua è il retro, questo qua è il laterale, ok, col nome del gioco, giustamente. E questa è la steelbook che vi confermo a tutti gli effetti che è la stessa della Collectors. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, scusate. Questo qua è l'artwork anteriore, dove vediamo appunto Sam Bridges, è una sorta di, sembrerebbe quasi una foto, cavolo, da quanto è stampata bene, davvero davvero bella. È in vernice opaca e semilucida sul personaggio e i segni, diciamo, il trascinamento del logo sembra quasi scavato, ma non lo è, sembra ma non lo è. Quindi questo è il fronte, ragazzi, questo è il laterale e questo è il retro, quindi sostanzialmente è una steelbook molto molto semplice, però ben curata. Può piacere come no. Ecco, sicuramente potevano mettere tanti altri soggetti, però de gustibus, insomma, de gustibus, non siamo noi che scegliamo, sono loro. Allora, qui troviamo il codice per la colonna sonora, sì, Timefall. Eccolo qui, mettiamolo via. Dopodiché, bigliettino per PlayStation Plus non ci interessa, vabbè, sono i comandi del gioco base, eccolo qui. Dopodiché i codici digitali, che praticamente è una sorta di libricino scritto 7 miliardi di lingue tipo la Torre di Babele su come riscattare il codice, e il codice è qui sul fronte. I libricini non sono altro che tante tante lingue. Quindi la steelbook, ragazzi, è questa. L'artwork del disco è questo qui. Quindi davvero davvero semplice, in linea con la steelbook. E all'interno della steelbook troviamo esattamente la stessa artwork di quella della Collector, giustamente. Quindi un mondo devastato in bianco e nero con tipo degli animali spiaggiati qua, credo morti. Per cui bella sì, però va a gusti sicuramente, sicuramente va a gusti. Questo era tutto. Nel canale sapete che c'è la Collector e anche la serie che è già iniziata. Questo era tutto, grazie e alla prossima.